8 partite senza vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, 11 reti incassate e 6 all'attivo. I numeri degli ultimi due mesi di campionato del Teramo sono negativi su più fronti. Tuttavia, allargando l'orizzonte, si scopre anche che il Diavolo al giro di boa ha comunque conquistato 28 punti che equivalgono alla quinta posizione in classifica, il che significa che nelle prime 10 giornate di campionato i biancorossi hanno vinto 7 volte, pareggiato 3 e perso una volta soltanto. Come dire, una doppia velocità che il centrocampista Francesco Bombagi vede così. Purtroppo è un momento che gira un po' così. Ci possiamo far poco, l'unica cosa che possiamo fare è continuare a lavorare e cercare di alzare questo livello massimo ancora di più e portare a casa i punti. Dispiace perché secondo me in queste partite non meritavamo di raccogliere così poco, onestamente. Quindi continuiamo a lavorare, l'unica cosa che possiamo fare è quella lì. Secondo me, diciamo, da quando siamo tornati alle vacanze c'è un altro piglio. È un peccato che non sia arrivato il risultato. Oggi la sconfitta secondo me è molto più che meritata. Cioè, abbiamo giocato una squadra veramente che hanno fatto fatica a stoppare la palla. E il nostro gioco si basa molto sulla riaggressione, quindi trovandosi squadre che neanche stoppano la palla e rinviano come la palla gli arriva, fai un pochettino più fatica a esprimere il tuo gioco. Abbiamo provato a cambiare, a ricercare anche noi la palla lunga e a lavorare sulle seconde palle. Stiamo cercando di adattarci anche a queste partite più sporche. Dispiace che in questo momento stia andando un po' così. Però ripeto, secondo me stiamo raccogliendo meno di quanto militeremo, cioè sostanzialmente la penso così. Dispiace, dobbiamo solo mettere da parte, andare avanti e cercare di partire dalla prossima meglio.